investimenti, attività e anche difficoltà nell'ambito del GAL, il gruppo di azione locale per la Sicilia centro-meridionale. Ascoltiamo il direttore dello stesso GAL Sicilia centro-meridionale, Olindo Terrana. Nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013 è finanziato anche il GAL, il gruppo di azione lavoro della Sicilia centro-meridionale. Emergono delle novità, degli investimenti nuovi. Il direttore del GAL Sicilia centro-meridionale, Olindo Terrana. Ma le novità sostanzialmente sono legate al fatto che abbiamo completato la fase della messa a bando delle risorse disponibili nell'ambito del GAL dal colebando. Siamo riusciti a far avere a 46 aziende del territorio Sicilia centro-meridionale, compreso fra i comuni che vanno da Grotte a Licata, cioè i comuni del versante est della provincia di Agrigento, appunto 46 iniziative nell'ambito della trasformazione della produzione del primario nell'ambito della microimprese delle energie alternative. Queste 46 iniziative, a fronte di circa 100 progetti pervenuti nelle tre sottofasi di bando, non solo hanno dato copertura ai 4 milioni e 500 mila euro messi a bando, ma ci hanno dato l'opportunità di poter utilizzare risorse fino a 6 milioni e 100 mila euro, per cui sostanzialmente c'è stato un grande successo, almeno dal punto di vista progettuale. Adesso siamo in piena fase esecutiva, mi auguro che il percorso attuativo che porteranno avanti queste aziende sia veloce, perché dobbiamo rendicontare entro il giugno del 2015. E purtroppo devo dire che con la stretta creditizia mi arrivano notizie delle difficoltà che hanno le imprese nell'accesso al credito. Voglio cogliere l'occasione per sottolineare che è importante dare un aiuto sostanziale a queste aziende, che sono aziende di eccellenza, aziende che costituiscono un fiore all'occhiello per la trasformazione della produzione primaria del nostro territorio e che adeguatamente aiutate, così come abbiamo fatto noi con contributi al 75% in conto capitale, possono trovare sbocco notevole nel mercato esterno, necessario alla vivibilità delle aziende di questo territorio.